Duilio, veniamo al dunque. Che sei venuto a dirmi di così importante? Francesco, mi è successa una cosa molto particolare. Dimmi. Una cosa che io non avrei mai pensato mi accadesse. Sì, dimmi. Una cosa... Duilio! Allora, facciamo così. E tu? Io che? E noi? Ma io e te? Sì, e lei? Ma lei chi? Assunta? Sì, sali, sali. Sali e bussa, te lo presento, sì. Assunta chi è? Io sono Assunta. Lo vedo. Piacere. Non ti do la mano perché lo sai, no? Mi tengo anche la mascherina, infatti. Detto tra noi. Non mi sono fatta neanche il baffetto. Vabbè, diamoci il gomito. Duilio sta dentro. Sì, nel salotto, prego. Allora, dove eravamo rimasti? Te l'ha già detto. Ma che cosa, scusate? Non gliel'hai detto? È un attimo, un attimo. No, ragazzi, io non capisco, sinceramente. Allora, e tu? E noi? Ma lei compresa adesso? No, io e te. E lei? Fra noi. In mezzo? Vorrei. La vuoi in mezzo a noi? Non so. No, non ti capisco, Duilio, sono 20 anni che ci conosciamo, non sei mai stato così critico. Dai, diglielo, ma perché tutti questi giri di parola? Ma che deve dirmi, si può sapere? E non fai timido, non fai timido. Le mani. Le mani? Le sue. Pensiero stupendo. Ma ti piacciono le sue mani, questo vuoi dire? Vabbè, in effetti come dagli torti, io faccio tutto un lavoro particolare di manicure, di pedicure. Sì, vabbè, ma non ce ne fu più tante. Ehi, Duilio, ma l'amico tuo un po' bibantello, eh? Allora, dai, Duilio, dimmi, io veramente non capisco. Ma scusa, e tu, e noi, e lei, fra noi, ma proprio non capisci? È tonto. Ma pensa un manicure tu, scusa, lui sta cercando di spiegarmi una cosa, pensa a fare... Che Ipa ancora ci capì che chi è? Ah, finalmente hai colto il punto! Ah, mamma mia! Ti presento Assunta! E qua c'eravamo arrivati. La mia fidanzata! E niente di meno, tutto su giri e parole per mi dire che questa è la tua fidanzata. Ma continui a non cogliere il punto. E dimmelo tu sto punto. Il punto è che mi sono fidanzato e tante cose da migliore amico con te non le potrò più fare. E quali cose? La partita PlayStation Online non la possiamo più fare perché a lei dà fastidio. Eh sì, in effetti tutte quelle sparatorie, tutta quella violenza. No, non mi piace proprio. E io nel rispetto della mia donna con te non ci gioco più. Addirittura? Sì, pure la schedina che giochiamo la domenica o il caffè che andiamo a prenderci saranno aboliti. Ma perché? Cosa inficiano nel tuo rapporto con lei? Niente, è semplicemente tempo che do a te e sottraggo a lei. Per 20 anni siamo sempre stati insieme e adesso tutto il mio tempo è per lei. Mamma mia, come sei romantico. Ma è puro strunzo, vero? Lo so che dura, lo so, ma accettalo. Il nostro rapporto di amicizia cambierà totalmente. Vabbè, Duilio, a me preme che tu sia felice. È dura da accettare, ma ci riuscirò. Ah, erano proprio le parole che volevo sentire. Ah, allora non sei così tonto come pensavo. No. Ogni tanto anche dei momenti di intelligenza. Allora, buona serata, ragazzi. Ciao. Che fai? Scendi a piedi? Sì, ho paura dell'ascensore, sono claustrofobico. Non te l'avevo ancora detto. E tutte tu ce l'hai queste fobie? Pazienza. Grazie. Grazie veramente. Figurati. Assunta? Sì? Prima non ti ho detto che i miei momenti di intelligenza sono accompagnati anche da quelli di follia.
E mo mi spare pure io! Tanto oggi vei moda!